siamo con Samuel dei Subsonica al semaforo al semaforo sull'Appia, venuto a presentare il suo libro Elettrica Vita, scritto a quattro mani con Mauro Garofalo per Mondadori. È un libro strano, particolare, non è una biografia, non è un romanzo. Cos'è? Beh, è una follia fondamentalmente. Io sono stato praticamente preso in mezzo da Mauro, adesso non diteglielo che qua vicino glielo faccio sentire, che un giorno dopo un'intervista mi ha detto: sai che parli tanto, quasi quasi sarebbe interessante mettere tutte queste parole su un libro, sarebbe divertente. Io, da persona assolutamente incosciente, forse anche fortunatamente, gli ho detto: ma perché no? Poi si è presentato un'altra volta dicendomi: ah cazzo, allora io vado avanti. E io: sì vai avanti. E poi si è presentato col contratto, in mano, che diceva che io, se avessi firmato, avrei preso un acconto e avrei dovuto proprio dare il relitto. Allora, visto che era il 2011, io mi sono detto: il prossimo anno è il 2012, finisce il mondo, mi prendo l'acconto, lo spendo tutto, e intanto il prossimo anno nessuno può più chiedermi niente. Purtroppo il mondo non è finito e sto libro abbiamo dovuto scrivere. Però ci siamo dati questa cosa simpatica, secondo me, di scriverlo in treno, per cui negli spostamenti Torino-Milano, quando veniva lui da me o quando andavo io da lui, ci raccontavamo, facevamo questa sorta di intervista. La prima fase è stata questa, per cui è un libro che nasce da una sorta di intervista. Però una volta letto, lo sbobinaggio, lo sbobinamento di quello che ci eravamo detti, non mi piaceva l'idea di mettere su carta semplicemente un'intervista, e volevo che avesse una forma narrativa più simile a quella di un libro, di un racconto, di un romanzo. E quindi ho preso in mano tutto il materiale e l'ho riscritto proprio completamente, tutte ovviamente le mie parti, le sue parti sono scritte lui. E quindi è un libro che non è un romanzo, non racconta assolutamente una storia nella quale uno ci si può perdere, però racconta una piccola storia che è la mia, come ce ne sono milioni al mondo, col tentativo di avere una stesura narrativa il più possibile simile a un romanzo. Questa è la spiegazione che possiamo dare a questo libro. Quindi adesso in libreria si trova la piccola storia piccola di Samuel storia Romano. Di Samuel Romano, intitolata Elettrica Vita, tra l'altro data dai titolisti della Mondadori, perché io non sono mai stato in grado di dare un titolo a niente nella mia vita, quindi loro hanno trovato questo. Dopo mesi e mesi in cui il titolo mi faceva ribrezzo, proprio non potevo sentire nominare, il giorno prima di decidere mi è piaciuto e ho detto: perché no? Senti, allora un saluto elettrico ai lettori di XL. Ragazzi, io vi saluto. Questo libro non vuole avere nessun tipo di velleità narrativa, però magari c'è qualche spunto, qualche cosa interessante per capire, ovviamente a chi apprezza e segue Subsonica, per capire un pelino di più la voce di Subsonica. Grazie.